Nell'ambito del progetto operativo distrettuale Dal Sud, il rilancio del paese, presso la Sala Newton di Città della Scienza, il distretto 108 Psoana dei Lions ha celebrato nella giornata del 15 maggio la manifestazione conclusiva del service internazionale Un libro per crescere, che è stata per l'appunto ospitata da una location dall'alto valore simbolico per i ragazzi delle scuole che hanno partecipato. Ha dunque riaperto per l'occasione lo Chance Centre della struttura, recentemente vandalizzata. I bambini dunque sono rientrati nei luoghi a loro dedicati per una giornata all'insegna della divulgazione e della condivisione. Si è così inteso riconoscere il contributo che l'intera associazione lionistica vuol dare alla rinascita di Città della Scienza, il tutto sintetizzato con il motto «Insieme ricominciamo». Alla manifestazione ha preso parte anche il governatore del distretto 108 Epsilon A dei Lions, Gianfranco Sava, che ascoltiamo ai nostri microfoni. Abbiamo voluto scegliere per la settima edizione di un premio che i Lions della città di Napoli, per impulso, voglio, lasciatemelo dire, per orgoglio del club al quale io appartengo, il presidente Lino Giardino, che da 7 anni appunto incentiva alla lettura i ragazzi delle scuole medie attraverso anche un premio di letteratura adolescenziale. Città della Scienza assume un sapore particolare, anzi duplice direi questa sera. Intanto lei ha già ben sottolineato il fatto che la sede scelta è Città della Scienza, che è fra l'altro uno degli sbocchi naturali dei ragazzi delle scuole napoletane e non solo, rispetto alle grandi possibilità di cultura che esso offre anche sul piano scientifico. Ma questa sera i Lions hanno voluto cogliere questa occasione di essere presenti a Città della Scienza per presentare il progetto che i Lions del distretto, che comprende le 3 regioni del Mezzogiorno, Campania, Basilicata e Calabria, presenteranno al professore Silvestrini e dunque a Città della Scienza per il sostegno alla ricostruzione di Città della Scienza. Appena mi sarà data l'occasione lo vorrò presentare e partirà dunque da questa sera quella scintilla che questa volta immaginiamo non incendierà i capannoni, non incendierà i laboratori, non incendierà la cultura, ma incendierà i cuori dei Lions per ricostruire questo tempio, tanto caro non solo ai napoletani ma al mondo intero. Presenti anche il presidente del club Lions Napoli Castelsantelmo, Pasquale Giardino, che è stato promotore dell'iniziativa. In effetti abbiamo scelto Città della Scienza per tutte le vicissitudini che abbiamo avuto negli ultimi tempi. In effetti questo è il settimo anno che noi portiamo avanti questo service. Ci auguriamo di portarlo avanti a lungo nel tempo perché l'obiettivo è quello di leggere e di far leggere i ragazzi, perché attraverso la lettura si allarga la mente e si vede la vita in maniera completamente diversa. Ricordiamo, sono state coinvolte le scuole di Napoli, scuole medie. Sì, sono state coinvolte. Quest'anno siamo arrivati a 7 scuole medie e diciamo, per l'anno prossimo già sappiamo che saranno 12, perché in effetti sta cominciando a prendere piede questo fatto della lettura. E il nostro intento è quello che con quella famosa sussidiarietà orizzontale cerchiamo di affiancarci agli istituti scolastici, ai professori, proprio per cercare di aiutare questi ragazzi ad alzare il loro livello culturale.